Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Gerardina Trovato è stata ospite di Verissimo nella puntata del 21 settembre, mostrandosi spesso sul punto di tradire le emozioni mentre parla a fatica, mettendo insieme pezzi di passato e risposte alle domande di Silvia Toffanin. Si spera che trovi il giusto supporto per ripartire, al di là del facile like sui social o di una semplice ospitata in TV. L'intervista inizia con la cantante che ringrazia i tanti ragazzi e persone che le hanno mandato un abbraccio virtuale in risposta a un video in cui chiedeva di non essere dimenticata. Questi appelli non sono di ultima ora, ma si ripetono ciclicamente, raccontando la dolorosa parabola di una donna messa da parte dopo aver goduto della luce della ribalta. Gerardina Trovato racconta di come essere un artista le abbia causato problemi, soprattutto con un medico che le ha prescritto farmaci in modo errato, portandola a rimanere 8 mesi paralizzata a letto. Non ha detto nulla ai genitori e non ha cercato aiuto da un altro medico, fino a quando non è stata ricoverata in ospedale. Non ha denunciato il medico responsabile, nonostante il grave errore commesso. Parla del rapporto conflittuale con la madre, che ha vissuto infelice e non ha mai trovato la sua identità. Dopo aver ereditato dalla madre, Gerardina si è risollevata economicamente e ora vive in un bellissimo appartamento. Mentalmente si sente bene nonostante una piccola ricaduta nel 2008. Ringrazia Nek per il suo costante supporto e spera di cantare con Renato Zero e Eros Ramazzotti. La sua storia è raccontata in un'intervista.